Noi qui stiamo invece dicendo di fare qualcosa che manca nel nostro ordinamento e che è richiesto da chi c'è in quel settore, da chi lavora in quel settore, ossia una definizione ben precisa, infatti è formulata addirittura con la lettera A, B, C, D, E, F, G e H, che sono tutte le condizioni che dovrebbero essere rispettate da chi fa editoria online per essere chiamata appunto testata online. Noi non capiamo per quale motivo non ci sia una volontà da parte del governo e della maggioranza di inserire questa che è una semplice definizione che aiuterebbe tutti a chiarire questo concetto e quindi chiediamo una riflessione aggiuntiva e speriamo che avvenga. Grazie. Altri che intendono intervenire? Non mi pare. E quindi con il parere contrario del relatore di maggioranza del governo, quello favorevole del relatore di minoranza, 3.10 Brescia, la votazione è aperta. Placido. Piepoli. D'Ambrosio. Ci siamo? Ci siamo, la votazione è chiusa. Scusi, ah no. Presenti 396, votanti 345, astenuti 51, maggioranza 173, favorevoli 92, contrari 253, la Camera respinge. Ora votiamo l'articolo 3, la votazione è aperta. Idei. Fossati. Ok. Lo Monte. Bene, abbiamo votato tutti? No. Chi è che dice no? Chi è che non riesce a votare? La votazione è chiusa. Presenti 394, votanti 372, astenuti 22, maggioranza 187.